Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. E la San è fatto lì, sono stati gli anni più belli che hai fatto a professionista? Sì, sì, la San sono stati gli anni, insomma, il periodo più lungo. Il periodo più ricco di risultati per me sicuramente. Era arrivato il momento, quando ho cambiato squadra, di un po' di dare un cambio, insomma, uno stimolo in più. Personalmente ho capito dopo l'organizzazione veramente che c'erano delle gare, insomma, della programmazione in Astana, era seguita veramente bene quell'aspetto là. Però sono cambiato perché anche alcune cose non mi piacevano, ecco. Ma comunque sia, rimane un capitolo molto importante della mia carriera. E dicevi, in Astana sono stati gli anni dove hai tenuto le vittorie più belle, anche la Vuelta? Sì, come... sì, la Vuelta, il podio in Italia, il podio al giro. Insomma, ho avuto sicuramente gli anni a livello di risultati più buoni e migliori, quindi insomma, è stata sicuramente una parentesi positiva della mia carriera e della mia vita sportiva. Tra l'altro tu hai indossato la maglia gialla, la maglia rosa, la maglia amarillo, quella della Vuelta, quindi è una cosa che solo 4 italiani hanno... Sì, mi fa sempre un po'... Sei con Gimondi e con Vincenzo anche, sì. E Moserone. Sinceramente è una cosa che... quando me la dicono rimango un po'... come dire, sorpresa, una cosa bella. Le tre maglie ce l'hai là. Sì, sì, bella e importante. Io poi, diciamo che magari non mi conosci benissimo, però insomma, penso che si veda. Tendo sempre a restare, come dire... Sminuire un pochino? Sminuire, stare abbastanza, sai, con i piedi per terra. Non mi piace mai, preferisco che siano gli altri a dire, anzi. Non penso di... Beh, lo dico io, se ne renderà conto più avanti, Fabio, te ne rendi conto di... È una cosa, penso che da... Se ci pensi... Avrei voluto fare di più, sicuramente. Di più, Questo l'ho scritto anche nel mio post, quando ho annunciato che appunto interrompevo la mia carriera. C'ho sempre tanta voglia di fare, mi sarebbe sicuramente piaciuto avere molti più risultati, non mi sono... mi sento completamente appagato di quello, certo, che ho fatto, anche se comunque sia sono contento di quello che ho fatto, di quello che ho dato, ma penso sia anche una cosa bella mai sentirsi in generale mai sentirsi appagati, perché anche nel lavoro adesso ho iniziato una nuova, magari avremo tempo di parlarne dopo, ma ho iniziato una nuova vita da un mese a questa parte, cioè, si pensa ad altro. I tuoi ex colleghi ti hanno detto adesso cominci a lavorare. L'esclamazione che è stata detta di più, adesso sei andato in pensione. Sì, in pensione. 31 anni in pensione. Adesso ho concluso un capitolo, adesso ne apriamo un altro. Della mia vita, sempre legato anche allo sport, anche al ciclismo, con alcune aziende, insomma, e poi si saprà nei prossimi mesi cosa farò, però ho sempre tanta voglia di fare, di mettermi in gioco. Sempre nel mondo della bici? Sì, inizialmente nel mondo della bici, perché comunque sia rappresentato per tanti anni la mia vita. Nel senso, non ho abbandonato questo ambiente, nel senso, certo, insomma, tante persone, tante aziende che mi stimano, magari se ci tengo che continui a restare in questo ambiente, che continuerò ad andare in bici, continuerò a tenermi in forma, che è importante, è importante la linea, continuerò a essere presente nell'ambiente, quindi
Poi, ripeto, rimane la grande passione, quella di pedalare, di andare in bici, di divertirsi ancora. Quindi... L'emozione più grande che hai provato da corridore? Ma che te la ricordi proprio, dici, lì veramente me la sono goduta, mi sono divertito. Sì, il campionato italiano rimane forse la mia vittoria più bella, perché ho vestito la maglia per un anno e poi per come l'ho vinta, per come ci sono arrivato con la maglia di Michele, forse con la maglia di Scarpa, quindi un po'... Quella che è più... Tu hai vinto tappa Tour de France con maglia tricolore? Sì. E quella, anche quella è stata una tappa? Anche quella è stata, sì, una bellissima vittoria. Ma hanno tutte un sapore speciale, anche la prima tappa al Giro d'Italia è stata la prima vittoria in assoluto, quindi ha un sapore speciale. Però l'italiano, come l'inno... È stato emozionante. Sì, è stato abbastanza emozionante. Quando hai messo la maglia rosa, che hai indossato la maglia rosa al Giro d'Italia? Lì è arrivata... Per caso, perché c'è stata una caduta, io ero davanti, Alberto Contadore è caduto, praticamente sono situazioni di gara, insomma, certo. Diciamo che non l'ho vissuta con grandissima emozione, nonostante mi rimanga come cosa, insomma, come risultato nella mia carriera, ma la maglia gialla oppure la maglia rossa la volta sono state prese in modo diverso, quindi maglia gialla, la maglia rosa da italiana è qualcosa di unico. Il sogno di tutti i ragazzi. Il Giro d'Italia è... cioè, risuona sempre in qualunque atleta italiano. Io c'ero, mi ricordo quando hai vinto le due tappe al Giro d'Italia, Cervinia, Sestriere, sì. Ha fatto una doppietta, sì, sì. Quando realizzi una doppietta così? Con Contador, tra l'altro avevi un compagno di squadra che andava fortissimo là, sì, nel quel momento lì, anche lui, sì. Che è arrivato terzo lui giusto sul podio. Terzo. Quindi, sì, fatto secondo e terzo sul podio. Cosa, cosa pensi quando dici due arrivi poi di nomi, ecco, perché si è scritto, sì. Cervinia. Ma anche quello, ho realizzato dopo, negli anni successivi, una cosa che ho imparato in questi, posso dirti, negli anni negativi che ho avuto, è che dovevo godermi un po' di più quello che ho realizzato nei momenti positivi, invece ero sempre alla ricerca del di più, è per quello che ti ripeto, non sono mai contento di quello che faccio, di quello che ho fatto, perché mi spingo sempre oltre e ho imparato a, come dire, a godermi un po' di più quello che hai realizzato nei momenti, a vivermi un po' di più i momenti, ecco, senza pensare al dopo, però è un'esperienza. Da quel passaggio lì, il passaggio poi il cambiamento della squadra, sì. Gli alti e bassi, sì. Un periodo difficile. Sì, non da buttare via al 100% assolutamente, perché ho avuto modo di crescere anche da quella situazione, di conoscere molte belle persone. Col Macin si è creato un rapporto bellissimo, infatti a Lombardia ci siamo salutati, abbiamo parlato per diverso tempo, ci capita di scambiarsi spesso dei messaggi. Lo staff meccanici, massaggiatori, ho avuto dei buonissimi rapporti anche con alcuni dei direttori. Non è tutto da buttare via, ecco. Certo. A livello di risultati butterei via tutto, tutti i miei tre anni in UE, ma a livello di quello che ho vissuto, no. Sei il primo che ci ha sofferto questa cosa? Sì, qua. Sono il primo che ci ho sofferto. Poi, ci sono state alcune dichiarazioni, insomma, che non mi piace neanche tornare in merito a ciò che è stato detto, che mi hanno ferito da persone che mi hanno voluto in quella squadra, però alla fine si impara da tutto, non tutto è stato negativo, non tutto è stato positivo, è un periodo che sicuramente ti rinforza, sì. Diciamo, caratterialmente, anche per il dopo ciclismo, diciamo, sì, devo dire la verità, questa esperienza ti fa capire tanto, ti fa capire stare al mondo, come stare al mondo
però insomma sarebbe un lato migliorabile per il ciclismo, sì, diciamo alcune, alcune cose, perché siamo comunque i corridori, fanno sacrifici, fanno fatica. Sì, facciamo fatica come tutti, insomma, certo, come qualsiasi lavoro. Secondo me la cosa più sbagliata è quando manca il rispetto. Il rispetto secondo me ci dovrebbe sempre essere, perché tu mi puoi, tu puoi attaccare un risultato negativo, tu puoi attaccarmi per un risultato negativo, ma quando viene attaccato sulla persona è un po' più, sai, sono delle dinamiche, non è bello. Quindi un modo, soprattutto magari nel momento di difficoltà, sì. Poi, cercare di capire di più. Sì, ma non è neanche capire di più, ripeto, c'è modo e modo di giudicare, di attaccare, anche perché insomma, non mi viene neanche il termine, come si chiama quando viene attaccato, insomma, a livello di... Impressato o... stalking, una forma, mobbing, un po' di pressione. Sì, non è bello. Non è bellissimo. E lì, in quel momento lì, ti fa un po' scappare la voglia di andare in bicicletta, questo quello qua, o... Ti fa più rabbia, nel senso comunque allora devo dire la verità, è lì che ti è capitato, questa è una cosa che ho detto veramente poche volte, in futuro apro una piccolissima parentesi, ho in progetto di far uscire un mio libro, questo raccontando la storia, raccontando a 360 gradi tutta la mia storia, ci vorrebbero, dovremmo star qua per 2-3 giorni a parlare. Prendiamo le schede, è un po' troppo lunga, però questa era una piccola parentesi per dirti che posso dire una cosa che ho raccontato solo, ne ho parlato di questo con i giornalisti in Sardegna che ho incontrato un mese fa dopo la Vuelta. È stata fatta una mia conferenza stampa nella sede dell'Unione Salta, un giornale in Sardegna, e mi hanno chiesto mai pensato, gli ho detto guarda, un giorno stavo facendo il giro del lago, il classico giro del lago, Capo San Martino, esci da Lugano, fai Capo San Martino, Melide, arriva San Vitale, Porto Ceresio, Ponte Tresa, e fai il giro del lago, sono 50. Lago Maggiore. Lago di Lugano. Lago di Lugano. Lago di Lugano. Ah, ecco, giusto. Sono 50, 55 km da casa mia a casa mia. E un giorno, era il 2019, facendo questo giro del lago, a un certo punto mi sono fermato e ho iniziato, a piangere un po', e volevo prendere e buttare la bici dentro il lago, cioè, perché stavo vivendo un periodo difficile. Veramente difficile. Mi sono, piangere proprio di rabbia, così, lo sfogo. E mi sono fermato, adesso prendo la bici, la lancio in mezzo al lago, però poi mi trovavo a metà strada di questo, avevo fatto 25 km, sì, vabbè, lancio la bici con la torre di tanza. Allora sono risalito in bici, nel senso, non voglio anche qua che passi il messaggio, ti danno la bici, prendi la lancia nel lago, no, è un poteva essere tua la bicicletta, sì, no, è come dire che a chiunque può saltare, non è che mi sono fermato, ho preso la bici e l'ho lanciata, nel senso, era come dire che in un momento così negativo, la bici, che è la cosa, la mia passione, il mio sport, lo sport che amo di più, la cosa più preziosa, la cosa che più mi ha dato, certe volte ti fa vivere dei momenti negativi. Certo. Siccome non siamo delle macchine, non siamo, siamo umani, certe volte penso che anche chi ha il miglior lavoro del mondo, il lavoro che i ti piace di difficoltà più, ci sono. Hai un momento di difficoltà che ti dice caspita, oppure perché mi fai soffrire così tanto. Comunque sono risalito, per concludere, sono risalito in bici. Mi ero fermato, piangevo, pensavo adesso prendo la bici e la lancio nel lago, risalgo in bici, dopo 2 chilometri mi ero già passato. Già è stato uno sfogo. Questo è come anche perché, Fabio, il bello della bici. Anche perché in bicicletta comunque
tutti i lavori si fa fatica, si fanno i sacrifici, è fuori anche dallo sport. Sto vedendo in queste settimane, è dura la vita. Però nella bicicletta, diciamo nello sport, se non sei tranquillo, se non sei sereno, sì, diventa difficile tenere duro nelle gare, quando c'è le salite, quando ci sono dei momenti, cioè un po' più complicato confronto, sì, al lavoro normale, che sì, puoi far fatica, però non devi, per dire, vincere una gara o fare il risultato. Sì, sì, poi vabbè, diciamo che devi dare anche, tu lo sai bene, devi dar riscontro anche al tuo fisico, perché nel senso, a me è capitato di allenarmi come non mai, di fare la vita da atleta, di fare tutto al 200% e magari il fisico non rendeva. Perché arrivi alla gara, un problema a un'arteria che non ho scoperto, se sono andato avanti per me, cioè nel senso non riuscivo neanche io a capire cosa mi assalisse, cosa c'era che non funzionava. Quindi questa è una cosa che non mi manca, tra virgolette, che non mi mancherà, nel senso il fisico deve venirti dietro, certo. non basta certe volte l'impegno, ecco. Nello sport questa è una cosa che parte. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Ti faccio parlare di cose un pochino più, dai, più divertenti, un po' più futuro. Il futuro, io ho sentito che hai detto l'Academy. Sì, l'Academy. Quindi vuoi insegnare ai ragazzi e ragazze, sì, appassionarli? Ma guarda, se abbiamo fatto, i miei collaboratori hanno diciamo allestito due circuiti nel mio paese, uno un po' più piccolo per i bimbi dai 6 ai 12 anni, diciamo 12-13 anni, e uno per i più grandi, da ciclocross. Quello per i più piccoli è tipo, sono delle gincane, dei salti, e sono veramente bravi, quindi magari mi possono insegnare, no, scherzi. Adesso i ragazzini che iniziano con la mountain bike, vedo che fanno quei salti sono veramente bravi. È cambiato tanto anche lì, perché sì, tra i rock garden, le rampe, i salti, sì, prima non c'era, no, c'era il naturale, nel downhill c'erano, però i ragazzini nascono pazzi, nel senso sono bravi. Sono stato in Sardegna appunto da qualche settimana, ho seguito alcuni allenamenti anche su strada, ma i mountain bike mi hanno impressionato perché sono veramente bravi. Quindi l'Accademia è uno dei miei obiettivi, sto già lavorando anche con chi mi supporterà in futuro a livello di azienda, adesso non ho ancora deciso, ma non ho ancora scelto, ma mi aiuteranno anche su questo punto di vista. Poi ripeto, un po' di eventi, un po' di cose da fare ho appena fatto il giro di Sardegna con gli amatori come testimone, ho un po' di cose, di progetti anche da portare avanti, anche se da fare anche qualcosa di più in Sardegna per aiutare. Infatti stavo dicendo quello, ci tieni molto a... Sì, perché non è facile, sai, noi siamo... Tu l'hai vissuto, quindi... Sì, io l'ho vissuto, ma ho avuto la fortuna che i miei genitori si sono... sono sacrificati per pagarmi appunto i biglietti per vedere le gare, continente Sardegna, quindi che bello, mi piacerebbe riuscire a trovare delle agevolazioni, ecco, soprattutto realizzare per i transfer, sì, nel senso, alla fine un ragazzino che va a scuola di 13-14 anni, che va a scuola in Sardegna, portarlo via dalla scuola, dalla sua terra, è una cosa che anche io ho fatto, l'ho fatto un po' più tardi, quando avevo 19 anni, però
il distacco noi lo viviamo, ti pesa parecchio. Quando sei ragazzino, magari che vai a scuola, al liceo, non puoi spostarti, quindi devi essere agevolato per quello che significa viaggiare, certo, fare le gare nella penisola. E quindi mi piacerebbe che questo tra la regione, tra i trasporti e tutto potesse essere un po' agevolato, sempre per lo sport, perché poi se si vuole trovare un altro Fabio Aro, un altro Vincenzo Nibali, che siamo comunque isolani, bisogna che non tutti i genitori possono magari fare quel sacrificio, permetterselo, invece ci sono dei talenti che magari non vengono agevolati da questo punto di vista. E questa cosa qua poi infatti, come è cambiato anche molto il ciclismo, faccio l'esempio di tantissimi anni fa quando correvo io, c'erano il nord, il Veneto, Toscana, Lombardia, tantissimi professionisti, poi c'è stato il periodo da Sicilia che ha... Sì. Però perché c'era un movimento che si è sviluppato. Poi certo. Manca questa cosa qua. Poi in Sardegna, devo dire la verità, che ci sono tanti appassionati. Ci sono tantissimi appassionati, conta che la mia scuola, adesso abbiamo 40 ragazzini, ma abbiamo dovuto, come dire, limitare. Dobbiamo in questo momento limitare perché non ci sono le risorse per quanto riguarda dello staff, anche i ragazzini che vanno seguiti, soprattutto i più piccoli. Però il movimento sta crescendo ed è cresciuto molto. Quello che mi dispiace è che non vedo dietro di me un altro possibile in questo momento che può rappresentare la Sardegna, e neanche nei prossimi, sai, bisogna lavorarci. Anche perché te poi hai il soprannome. No, però questo per dire l'attaccamento alla propria terra. Voglio essere l'unico professionista. Ce ne sono stati altri, c'è stato Alberto Lodo, ci sono stati anche altri professionisti, però adesso manca in questo momento, c'è un po' un vuoto. Le risorse ci sono. Quindi in futuro ti vedremo comunque sempre nel mondo della bicicletta. Quindi per adesso è anche il futuro, a parte pedalare, a parte essere presente ad alcune manifestazioni. Mountain bike sicuro, prima parlavamo, la Cape Epic resta un sogno, adesso ti faccio ridere. Inizio ad avere già qualche altro collega che mi dice dai, facciamola assieme. Non diciamo chi, ma diciamo chi. Sarebbe lo scoop. Prima o poi, magari non subito l'anno prossimo, magari proviamo, vediamo di combinare. Appena è pronto il socio, partecipare. Non è pronto, lo facciamo. Fabio, chi è che è stato il corridore, diciamo, in gruppo che comunque ti sei sempre più amico, trovato meglio? Me la fanno spesso questa domanda. Con Tiralongo ho avuto un rapporto molto importante, tuttora è importante perché ci sentiamo. Che siete amici, principalmente siete amici. Sì, principalmente siamo amici, è quello con cui sono stato il maggior tempo, per più tempo possibile in squadra assieme. Nel bene e nel male, nel senso, nel bene e nel male, perché nel senso, come tutti i rapporti di amicizia, nei momenti belli, nei momenti brutti, il nostro rapporto è sempre durato. Ne abbiamo passato bellissime, ne abbiamo passato meno belle, ma ci sentiamo sempre, saremo in contatto. Settimana prossima saremo assieme, ci troveremo assieme. Abbiamo già organizzato una cena, visto che abbiamo più tempo, e quindi sì, ti lavo. Lo squalo cosa ti ha detto quando... Lo squalo ci siamo visti l'altro giorno e mi ha detto quando è che usciamo in mountain bike, mi ha detto questa è la prima cosa che mi ha detto. Ma quindi... io qua lancio la sfida, ma lo organizziamo un'uscita questo inverno? Perché io vengo con le bike, vengo per... quando vuoi lo organizziamo. Sì, anche perché voi andate più delle bike, perché ho fatto con ballerini e anche Davide andava con... Lo organizziamo, lui si diverte con me perché io vengo dalla... perché
la prima volta che siamo usciti con Vincenzo in mountain bike. Lui va tanto in mountain bike. Lui va tanto, a lui piace, e anche devo dire bravo tecnicamente. Ho visto, visto. È uno stradista tipico, cioè nel senso, lui, per lui che non ha mai fatto gare di mountain bike, il mountain bike va, va discretamente, cioè va, sì, va forte. L'ho visto, ho visto le... Poi non ai livelli di Filippo Colombo, che è top, ma cioè, nel senso, lì devi va fare bene. Di professione, però va bene, quindi anch'io gli do del filo da torcere, perché ho corso, ho fatto mountain bike, ho fatto ciclotron, e con me si diverte. Però a parte gli scherzi, la cosa che volevo trasmettere è il fatto che c'è proprio tanta amicizia poi anche con i corridori. Sì, sì, diverse, ma quindi... ripeto, nei momenti belli, ma anche quelli meno belli, però restiamo sempre più, sempre si cerca di restare sempre abbastanza uniti, e certe volte si manda a quel paese, però fa parte della vita. Della vita. Andiamo in chiusura, sì. Ai giovani cosa gli puoi dire, ai ragazzi che vogliono come te, come me, come tutti gli altri che siete qui in corridori, che messaggio gli vuoi dire prima di tutto? Perché si dice sempre divertitevi. Sì, ma allora, io divertitevi però sì, facendo sport, anche divertitevi fuori dalla bici, ma soprattutto con lo sport, perché è una cosa sana. Una cosa che fa star bene, ti fa tenere in forma, ti aiuta a tenere in forma, se diventa una professione ti fa viaggiare, conoscere nuove lingue, vedere due lingue solo con la bici, nel senso senza studiarle, inglese e spagnolo. Quindi in gruppo tanti parlano italiano adesso, tanti parlano italiano, ma cambiato. L'inglese è diventato la lingua ufficiale. Ufficiale, lo spagnolo anche parecchio. Come ti ho detto prima, un difetto che è quello che non mi accontento mai, però spingerei i giovani a non accontentarsi mai, nel senso è meglio avere questo difetto che il contrario. Che contrario. Quindi darci dentro, poi ormai il ciclismo è cambiato perché ormai l'età media, cioè l'età in cui si va forte è più bassa, sì. Bassa, nel senso che già a 20 anni. Anni in Italia ha vinto il tour Bernal, quindi adesso dobbiamo vedere il culo. Non pensare di essere troppo giovani per fare sacrifici, ma dando più fiducia adesso anche diciamo ai giovani. Prima c'erano un po' più i senatori, un pochino più che magari i giovani. Sì, ma allora, una cosa che voglio, un consiglio che voglio dare ai giovani, state un po' più abbiate un po' più rispetto quando c'è qualche atleta un po' più grande di voi. Questa era una cosa che quando mi ricordo quando passai professionista, fatemi fa 10-11 anni fa, avevo veramente una paura, cioè nei confronti di Pippo Pozzatto, di Cancellara, dei senatori, di Quinziato, dei più grandi, avevo quasi paura. Poi, nel senso, questa pure era però anche rispetto. Adesso manca un po' quella cosa di giovani arrivano e sono, sai, meno rispettosi. Questa è una cosa che ho notato. Certo. E dico anch'io, dateci dentro, non mollate, però rispettate più. Però è importante avere un sogno, sì. Bisogna sognare. Sì. Quando si è ragazzini bisogna avere in mente il proprio sogno, no? Sì, bisogna sognare, bisogna avere... Vabbè, lo sport, la vita è fatta di sogni, io continuo a sognare anche per il futuro. Si cambiano gli obiettivi. Si cambiano obiettivi, ma si sogna sempre. E come ripeto, cioè avere veramente forse degli obiettivi, magari facilmente raggiungibili inizialmente, però sempre non visto. Fabio, io ti ringrazio per questa bella. Tanto mi ha fatto piacere perché. Piacere mio. Qui voi vedete una parte, ma noi abbiamo parlato tanto altro, quindi.
credo che, il ciclismo, per esempio, il ciclismo alla bici è ricca poi di aneddoti, sarebbero tante da raccontare. Sì, sì, ma ognuno di noi ha delle esperienze, è bello raccontare, è bello ascoltare, ognuno di noi ha una propria storia da far sapere, quindi per questo è bello restare anche nell'ambiente del ciclismo. Allora preparo la mountain bike, Preparo la mountain bike, ci vediamo prossimamente. Bene, grazie ancora, grazie a Fabio. Grazie. Lo speciale con Fabio Aro è finito, noi ci vediamo alla prossima sempre con Bike Show. Ciao a tutti. Ciao. Show TV.